Solo un piccolo commento. Non abbiamo l'intervento previsto dell'Aerosecur, ma avete visto che in realtà parte di questo materiale è già stato presentato perché era una collaborazione anche con la Thales Alenia Spazio e qualche altra cosa sarà poi presentata nell'intervento dopo del mio collega Ferraris. Soltanto una nota, non è casuale che la Thales abbia trovato all'ITIS di Biella la possibilità di fare strumentazioni perché Biella e Polo Tessile ha tre istituzioni importanti, oltre l'ITIS che è l'istituto tecnico che è dotato di una strumentazione per certi versi unica per il test sui materiali tessili, c'è il CNR di Biella che è il centro di ricerca sui materiali tessili e c'è la sede di Biella del Politecnico di Torino, dove sono concentrati i laboratori di ricerca in settore tessile del Politecnico. Detto questo, adesso abbiamo un intervento interno della dottoressa Mariangela Lombardi, che è la docente di Scienze e Tecnologia dei Materiali per il corso di Aeronautica, e parlerà degli scudi termici, quello che ha reso interessante le ultime missioni delle navette spaziali ormai nella noia finché non si è scoperto che lo scudo termico poteva non funzionare. E ha messo un po' di suspense. Prego. Buongiorno a tutti, oggi vi presento una ricerca che in realtà rappresenta una potenziale applicazione di alcuni tessuti high-tech. Devo andare un po' più vicino. Più di così faccio fatica. Dicevo, una potenziale applicazione di tessuti high-tech, in particolare di quelli che riguardano le fibre di carbonio. Parlandovi un po' di quelli che sono i materiali ablativi sviluppati essenzialmente a livello di ricerca per la protezione termica. In realtà il sistema solare e l'intero universo ha sempre affascinato l'umanità, andando ad alimentare quella che poi è stata l'esplorazione spaziale che ha portato l'uomo sulla Luna nel 1969. Gli studi che hanno portato a questo grossissimo passo per l'umanità, e rubo le parole a qualcuno più noto di me, in realtà sono iniziati tanti anni prima, un ventennio prima, quasi 25 anni, e hanno riguardato essenzialmente un problema che era inerente non solo all'ambito spaziale, ma anche all'ambito missilistico, cioè la necessità sia nel viaggio verso la Luna e quello che poi sta continuando ad essere il viaggio sempre verso pianeti sempre più lontani, la necessità di sviluppare dei veicoli di rientro, veicoli quindi che dovevano affrontare l'atmosfera terrestre nel rientro, ma che ai giorni d'oggi si sono anche trasformati in veicoli che devono affrontare le diverse atmosfere dei diversi pianeti del Sistema Solare, e quindi pensiamo all'atmosfera, ad esempio, di Marte, che è molto ricca di anidride carbonica, una composizione completamente diversa da quella che è l'atmosfera terrestre, e che implica quindi delle condizioni alle quali il veicolo e soprattutto i materiali che compongono il veicolo devono essere sottoposti. Il problema principale, nel momento in cui si parla quindi di un veicolo di rientro in atmosfera terrestre, ma anche in atmosfera marziana o di qualsiasi altro pianeta, il problema principale sta nel momento in cui il veicolo spaziale inizia ad attraversare l'atmosfera del pianeta, andando a creare con essa un grosso attrito. Queste forze di attrito vanno a aumentare localmente la temperatura, ma le temperature in gioco diventano in alcuni casi veramente importanti e quindi sono condizioni critiche in cui raramente la struttura del veicolo, essendo materiale metallico, riesce a resistere.
E questo quindi a livello puramente teorico porterebbe alla distruzione completa della struttura metallica del veicolo. È per questo motivo quindi che sono stati sviluppati sin dal 1950 dei sistemi di protezione termica che servivano inizialmente anche solo per, come vi dicevo, le applicazioni missilistiche nel momento in cui il missile andava a penetrare gli strati più alti dell'atmosfera e doveva quindi, nel momento in cui doveva colpire l'obiettivo, rientrare, e si sono condotti fino ai giorni d'oggi con uno sviluppo che ha visto in realtà sfruttare diversi meccanismi per andare a proteggere dal punto di vista termico questi tipi di veicoli. Quello che si è pensato è stato innanzitutto andare a portare a dissipare il calore prodotto dall'attrito tra il veicolo e l'atmosfera, andando a sfruttare, ad esempio, delle transizioni di fase dalla fase liquida alla fase gas. Altri meccanismi e altri quindi sistemi di protezione termica sono stati sviluppati in modo da andare a sfruttare degli strati ad alta emissività che quindi fossero in grado di riflettere questo calore ed evitare che venisse a contatto con la struttura interna del veicolo. Si è pensato, è stato anche realizzato, di andare a inserire sotto la superficie del veicolo dei metalli liquidi piuttosto che dei gas in modo da dissipare il calore attraverso la presenza di queste sostanze, oppure si è cercato e si è riuscito a sfruttare un meccanismo particolare che è quello dell'ablazione, in cui è prevista l'inserimento di uno strato superficiale sul veicolo sacrificale, cioè che possa andare a consumarsi durante l'attraversamento dell'atmosfera, andando così a consumare quel calore in eccesso che si va a sviluppare. In realtà, i sistemi di protezione termica più conosciuti fino ad oggi sono sistemi di protezione termica nominati riutilizzabili, perché era possibile con lo stesso sistema di protezione termica effettuare diversi, ad esempio, viaggi. In questo caso, il sistema di protezione termica riutilizzabile in genere prevede uno strato isolante applicato sopra la struttura metallica del veicolo e al di sopra di questo uno strato superficiale che ha un ruolo completamente diverso da quello sottostante. Perché nel momento in cui inizia a essere presente un flusso di calore, si tiene conto del fatto che questo flusso sarà composto da una parte da un flusso radiativo, che potrà quindi essere direttamente riflesso dal coating superficiale, che presenta un'alta emissività, mentre invece a questo punto il flusso radiativo andrà ad allontanarsi dal veicolo senza arrivare alla struttura metallica che può risentire di questo aumento di temperatura, mentre invece la parte convettiva del flusso di calore può, attraverso un flusso conduttivo, quindi attraversando lo strato superficiale, andare ad essere dissipata dallo strato isolante. In questo caso, quindi, è possibile, attraverso l'applicazione di questi due strati, da una parte isolante e dall'altra in grado di riemettere la parte radiativa del flusso di calore, è possibile andare a limitare il flusso di calore che giunge alla struttura del veicolo, ma questi materiali sono in grado di proteggere termicamente il veicolo senza subire nessuna perdita di massa, ma soprattutto senza subire dei cambiamenti nelle proprietà termiche e meccaniche. Questo li rende riutilizzabili. I materiali continuano a comportarsi come in origine e quindi possono essere sottoposti
nuovamente in ciclo a questi flussi di calore durante le fasi di rientro. È ovviamente importante in questo caso nella scelta dei materiali per i sistemi di protezione termica riutilizzabili andare a considerare due grosse proprietà: l'emissività per quanto riguarda lo strato superficiale, per quanto riguarda invece lo strato isolante, il parametro fondamentale sarà la conducibilità termica. Per quanto riguarda i sistemi di protezione termica riutilizzabili, possiamo ad esempio pensare agli strati isolanti a livello di coperte piuttosto che a livello di mattonelle e le strutture HOT che sono state studiate e poi applicate nello sviluppo e nella realizzazione dello Space Shuttle e che quindi hanno permesso, attraverso uno studio mirato, la possibilità per questo veicolo di compiere centinaia di voli. In realtà questi tipi di sistemi di protezione termica presentano sì dei vantaggi, ma purtroppo, come spesso accade nello sviluppo di nuovi materiali e di nuovi componenti, presentano anche degli svantaggi. Perché ad esempio possiamo notare come le mattonelle, quelle che sono state utilizzate per il rivestimento di una parte dello shuttle, presentavano, perché ormai il programma è stato chiuso, una bassissima lavorabilità, che quindi limitava il loro utilizzo, ma soprattutto quello che voglio farvi notare è la presenza di tutti questi segni di dollaro per indicare il costo ad esempio della lavorabilità nel caso delle hot structure, il costo molto importante e molto notevole nel caso della manutenzione delle piastrelle ceramiche, visto che subendo dei grossissimi shock termici richiedevano molto spesso la sostituzione dopo ogni viaggio che lo Space Shuttle compiva. Il costo in generale del ciclo di vita di questi materiali che aumentava man mano che il materiale presentava prestazioni maggiori e quindi poteva essere applicato per affrontare condizioni più critiche. Tutto questo, ovviamente, tenendo anche conto di tutti gli altri costi di carburante, di manutenzione, di tutto il resto dello Space Shuttle, ha contribuito alla chiusura di questo programma e questo è un passo importantissimo dal punto di vista della ricerca nei sistemi di protezione termica, ha portato alla rivalutazione di alcuni materiali che erano stati prettamente accantonati durante la vita dello Space Shuttle, e cioè dei materiali ablativi, che vedremo adesso di seguito in cosa consistono, ma vorrei farvi semplicemente notare il fatto che materiali ablativi possono essere facilmente lavorati, facilmente installati. Vedremo che cosa succede ai materiali e vi prego solo di ricordare che non hanno bisogno di manutenzione, capiremo nel momento in cui vedremo cosa sono e il perché. E soprattutto sembrano essere abbastanza economici e in grado di adattarsi alle varie temperature che i diversi programmi spaziali con obiettivo Marte o forse nei prossimi anni anche più in là possano verificarsi alla superficie del veicolo. Che cos'è un sistema di protezione termico ablativo? È essenzialmente un sistema di nuovo basato su materiali che nel momento in cui vengono a contatto con il flusso di calore durante l'attraversamento dell'atmosfera sono in grado di dissipare questo enorme calore attraverso delle reazioni chimiche in modo ad esempio da rilasciare dei gas e quindi consumarsi per permettere al veicolo di non a subire un surriscaldamento.
In particolare, in questa famiglia degli ablativi, dei TPS ablativi, uso TPS così recupero un po' di tempo, in realtà ne esiste una variante in cui le reazioni che si creano nel momento in cui il materiale viene a contatto con il flusso di calore portano non solo alla formazione di gas, ma alla formazione anche di uno strato carbonioso. Strato carbonioso che deriva essenzialmente da reazioni di pirolisi e che contribuisce esso stesso alla protezione termica del veicolo. In che modo? Se ci concentriamo un attimo su quelli che sono gli ablativi con formazione di char, strato carbonioso, e quindi quelli che vengono definiti charring ablativi, in realtà andiamo a vedere che, considerando il primo strato come fosse la struttura metallica del veicolo e il secondo strato, quello più superficiale, come l'ablativo originale, nel momento in cui questo viene sottoposto al flusso di calore nella fase, ad esempio, di rientro, si vanno a verificare una serie di processi, per lo più endotermici, perché abbiamo bisogno di dissipare calore, quindi c'è bisogno che le reazioni assorbano la maggior parte del calore che si va a formare, con una serie di transizioni di fase che possono prevedere la fusione piuttosto che la vaporizzazione, e una serie di reazioni chimiche. Tutto questo fa sì che si vada a formare sulla superficie più esterna dell'ablativo uno strato, come vi dicevo, carbonioso, che prima di tutto ha un ruolo termico, perché agisce esso stesso da isolante nei confronti del flusso di aria calda che continua ad impattare sulla superficie del veicolo. Quello che si può poi verificare è che si vanno ad esempio a sviluppare dei vapori piuttosto che dei gas che attraversano lo strato carbonioso, essendo questo essenzialmente di natura porosa e quindi attraversabile dai gas e dai vapori, in modo da contrastare se stessi o da assorbire calore. Sono tutti meccanismi che servono essenzialmente per evitare che la temperatura aumenti. È molto importante il fatto che questo strato carbonioso continua quindi, anche dopo la sua deformazione, ad agire prima di tutto come barriera, perché evita che il resto del materiale ablativo, che non ha ancora subito i fenomeni di degrado, vada a consumarsi completamente. Ma dall'altra parte, subendo queste reazioni di ossidazione piuttosto che di sublimazione, va a contribuire alla dissipazione del calore fino a quando le forze meccaniche di taglio, che comunque sono presenti per l'impatto con l'atmosfera, non portano a dei fenomeni di spallazione, cioè di rimozione degli strati più superficiali di strato carbonioso. Che cosa dobbiamo considerare nel momento in cui stiamo scegliendo un ablativo? Quelli che sono i parametri fondamentali è andare prima di tutto a definire quale può essere, ad esempio, il meccanismo alla base del trasferimento del calore, piuttosto che la forma, anche la forma ha un'importanza notevole in questi meccanismi. È importante andare a considerare la velocità di riscaldamento, il tempo in cui si raggiunge la massima temperatura, e ovviamente dal punto di vista meccanico non possiamo trascurare quelli che sono gli effetti della pressione piuttosto che delle sollecitazioni di taglio, delle vibrazioni che il sistema subisce. C'è anche la parte chimica che da una parte è una conseguenza delle proprietà termiche, delle proprietà meccaniche che il materiale deve avere, perché in base al comportamento termico, al comportamento meccanico, si selezionano i possibili ablativi, e questa scelta comporta poi quelle che sono le reazioni di ossidazione, di riduzione, in generale di degradazione che il materiale subisce. Che cosa allora un materiale ablativo deve possedere?
Innanzitutto, come vi dicevo, è importante che presenti un specifico compartimento termico e ablativo. Negli anni la ricerca si è resa conto che i materiali polimerici, determinati materiali biopolimerici che possono subire una degradazione di tipo endotermico e quindi contribuire all'attenuazione del calore, che hanno una bassa conduttività termica, un alto calore specifico e delle proprietà meccaniche che possono essere modulate a seconda delle necessità dell'applicazione, possono essere i materiali alla base di un TPS ablativo di tipo Charring. Ovviamente è un'applicazione aerospaziale, non dobbiamo quindi dimenticarci del requisito della bassa densità. Tutti i materiali dedicati allo spazio devono avere una densità più piccola possibile, in modo da non andare ad influire con il peso e di conseguenza con il costo del carburante per trasportare questo peso sul costo del progetto in totale. Ma di nuovo, questa caratteristica è una caratteristica che appartiene ai materiali polimerici e quindi che spinge di nuovo tutte le scelte sui TPS ablativi verso questa classe di materiali. Ovviamente non possiamo dimenticarci che esistono anche dei parametri meccanici ai quali non sempre i polimeri riescono a rispondere. E a questo punto allora l'attenzione della ricerca si rivolge ai compositi, in modo da poter modificare il comportamento meccanico, ma anche il comportamento termico, il comportamento ablativo, che è un comportamento molto complesso dal punto di vista del materiale. E andiamo quindi verso i compositi a matrice polimerica che in particolare negli ultimi anni, per quanto riguarda l'applicazione TPS ablativo di tipo Charring, sono stati studiati sia per quanto riguarda polimeri di natura termoindurente, sia soprattutto a livello di fattibilità per quanto riguarda polimeri di natura termoplastica, per andare a sfruttare i vantaggi di questa classe di materiali, essendo molto più facili da lavorare, essendo molto più facili da riparare e soprattutto tenendo conto anche di quelli che sono i fattori ambientali della possibilità di riciclo che questa classe di materiali ha. In realtà, quello che dobbiamo e che si cerca di ottenere nel caso di un TPS ablativo è che il calore di ablazione tende all'infinito, in modo che qualsiasi temperatura si crei per l'attrito tra l'atmosfera e il veicolo non comporti un surriscaldamento del veicolo stesso. Cerchiamo un materiale, un sistema di protezione termica che abbia, ed è questo un sogno, una resistenza infinita. La resistenza del TPS deve essere più alta possibile, e così anche tutte quelle caratteristiche termiche, in modo da essere certi che il veicolo, ma non dimentichiamoci che nel veicolo speriamo ci sia un equipaggio umano, soprattutto l'equipaggio umano riesca a andare sul pianeta più lontano possibile dalla Terra e soprattutto rientrare. Dobbiamo limitare al massimo la conducibilità termica, come vi dicevo, la densità, e andare a controllare gli altri parametri di questo complesso fenomeno che è l'ablazione. La cosa importante dal punto di vista della matrice polimerica è la possibilità di realizzare uno strato carbonioso e quindi questa caratteristica, lo sviluppo dello strato carbonioso è legato essenzialmente alla parte polimerica che può in alcuni casi andare a realizzare, come si può vedere, spero si veda anche sul proiettore, uno strato, anche se pur sottile in questo caso, ma ancora integro dopo la prova che simula le condizioni di Charring, mentre invece non vanno assolutamente bene matrici polimeriche che, sottoposte
a riscaldamenti e a flussi di calore elevati, non sono in grado di mantenere l'integrità del materiale. In questo caso, capite benissimo, uno scudo termico, un TPS realizzato con questo materiale porterebbe inevitabilmente al surriscaldamento della struttura e quindi alla distruzione del veicolo stesso. Ma la cosa più importante nel caso dei TPS ablativi con la formazione di charring è riuscire a realizzare uno strato carbonioso così resistente che possa proteggere se stesso il veicolo e che possa permettere il rientro del veicolo con uno scudo termico ancora integro, che quindi il processo di ablazione serva solo per un passaggio da un materiale vergine a un materiale carbonioso senza la completa distruzione dello scudo stesso. Perché questo è fondamentale? Perché, come vi dicevo, lo strato carbonioso durante la fase di rientro va esso stesso a fungere da scudo, a fungere da protezione termica. Questo che cosa vuol dire? Che se consideriamo schematicamente la situazione iniziale di uno scudo termico in cui il primo periodo in cui è stato sottoposto al flusso di calore dovuto all'attrito si è formata una zona di pirolisi sopra il materiale vergine che ha portato alla formazione del char, la continua esposizione a queste forze di attrito e soprattutto alle sollecitazioni di taglio comporta la spallazione e quindi la perdita di particelle di questo strato carbonioso. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che man mano che il veicolo continua ad attraversare l'atmosfera, il processo di ablazione potrà continuare e potrà andare a consumare sempre di più lo strato di materiale vergine. Consideriamo però il caso in cui le condizioni atmosferiche, come può succedere su un pianeta in perlustrazione possono essere diverse da quelle ipotizzate, che l'atmosfera piuttosto che altri parametri che non sono stati considerati nella modellizzazione, quindi nella progettazione del TPS, comportino temperature superiori, ad esempio. In quel caso il consumo del materiale vergine potrebbe essere molto più veloce e quindi arrivare lo strato la spallazione dello strato carbonioso potrebbe far arrivare addirittura al consumo completo del TPS e di nuovo al surriscaldamento della struttura. Il problema quindi è legato non solo al fenomeno di ablazione, ma si è spostato su quelle che sono le caratteristiche dello strato carbonioso. E quindi in questo sono diventate importanti le fibre di carbonio, considerando che si possono utilizzare fibre che si ottengono da differenti precursori, il che comporta una differente morfologia, ad esempio nel caso delle fibre ottenute da PAN si ottiene un'alta isotropia della fibra stessa in dimensioni che poi comporta un'alta isotropia delle proprietà meccaniche del composito che si ottiene. Ma la cosa più importante per l'applicazione nei TPS ablativi è che la morfologia delle fibre è stato dimostrato che può fortemente influenzare quelle che sono le interazioni tra fibre matrice a livello di adesione tra la resina polimerica e la fibra stessa. La dimostrazione più evidente di questa maggiore adesione sta nel fatto che i compositi presentano delle diverse proprietà meccaniche, di solito superiori nel momento in cui migliora l'adesione, ma quello che interessa dal punto di vista del TPS ablativo è il fatto che questa adesione tra la resina polimerica e le fibre di carbonio in realtà può essere mantenuta anche nel momento in cui è avvenuta l'ablazione, quindi anche in quello strato di char
in cui le fibre di carbonio, vista l'alta stabilità termica, continuano a resistere anche nel momento in cui la matrice polimerica si è invece degradata. E quindi questo si ipotizza e si spera che porti a un rallentamento del fenomeno dell'ablazione, ma soprattutto a un rafforzamento dello strato carbonioso, in modo da poter avere una protezione termica maggiore, che vuol dire da una parte poter sperare di raggiungere delle temperature superiori, come vi dicevo, che sono poi legate a diversi scenari che prevede l'esplorazione spaziale, dall'altra parte limitare ancora di più quelli che ad esempio sono i costi di questi materiali. Gli studi su questi tipi di materiali sono attualmente in corso, nel senso che l'applicazione di questo tipo di fibre in ablativi di tipo Charring è un'applicazione ancora a livello di ricerca. Sono ricerche che sono condotte anche qui presso il Politecnico di Torino e il Dipartimento di ISAT. Vi mostro solamente una struttura ottenuta sovrapponendo diversi strati di tessuti di carbonio, in cui in realtà esiste una matrice polimerica in realtà non dovrei chiamarla perché i materiali sono già stati sottoposti a dei test che simulano l'ablazione e quindi è già avvenuto il fenomeno di Charring, per cui questo, quello che si vede nelle due immagini sotto, è un residuo carbonioso che risulta essere ancora abbastanza consistente, ma soprattutto risulta essere ancora ben aderente alle fibre di carbonio presenti al loro interno. Questo che cosa ci dovrebbe permettere? Ci dovrebbe permettere quindi di continuare con il sogno dell'esplorazione spaziale, possibilmente allontanandoci sempre di più dalla Terra, ma con l'obiettivo di ritornarci sempre. Grazie mille. Domanda? No? Allora Salve, io avrei due domande. Una sui TPS riutilizzabili, volevo sapere se c'è un modo particolare per legare gli isolanti e poi la parte superficiale di protezione, considerando che penso abbiano delle dilatazioni termiche differenti, poi Assolutamente. Allora, andando. gli strati isolanti, ho tralasciato quella parte perché non era il cuore di questa presentazione. Gli strati isolanti e le piastrelle isolanti sono essenzialmente materiali a base di materiali ceramici. Gli isolanti sono ottenuti con fibre di silice piuttosto che di allumina. Le piastrelle isolanti, poi a seconda delle varie versioni che sono state studiate, hanno comunque una composizione molto simile, anche per poter poi sfruttare durante la protezione termica quella che è la fusione della silice e di tutte le fasi più vetrose e quindi andare a dissipare il calore anche attraverso queste reazioni qui. Essenzialmente gli incollaggi, come anche poi dalla parte dei materiali ablativi, sono incollaggi basati su adesivi, quindi mentre invece nel caso delle piastrelle tutto il sistema è fatto con delle strutture in cui si vanno ad incastrare le piastrelle stesse, anche perché, come vi dicevo, il problema con lo shuttle era la rottura molto spesso di alcune piastrelle dovute essenzialmente agli shock termici che i materiali subivano e quindi doveva essere possibile la facile sostituzione di quelle che dopo ogni viaggio erano rotte. La seconda invece riguardava appunto la resistenza invece agli impatti, se viene considerata, e che contromisure si possono prendere nel caso di un impatto che può essere distruttivo, fra virgolette, nel senso che può creare danni, e penso a un decadimento delle proprietà. Assolutamente. Allora, di solito si considera anche la resistenza all'impatto,
non è, non è tra gli aspetti fondamentali semplicemente perché finora, soprattutto nel caso degli ablativi, lo scudo termico è stato sempre visto come una parte sacrificale che quindi deve degradarsi, per cui se anche subisce un urto non cambia poi più di tanto sui fenomeni di degradazione che avvengono. Per quanto riguarda invece i riutilizzabili, era una delle caratteristiche fondamentali di cui si doveva tener conto, e quindi la deposizione ulteriore di strati superficiali, ad esempio sulle piastrelle, era volta proprio ad andare a migliorare le caratteristiche meccaniche, visto che trattandosi di ceramici tanto bene non si comportano. Grazie. Grazie a voi. Thank you.